Sta per suonare la campanella dell'intervallo. Tra poco la lezione di tedesco si concluderà. Tra poco tutto finisce. Il 6 dicembre 1990 un aereo si schianta contro la succursale dell'Istituto Salvemini e colpisce la classe seconda A, provocando la morte immediata di 12 studenti, ferendone gravemente tanti altri. La comunità si è stretta intorno alle persone colpite, cercando di prestare soccorso dapprima, di dare conforto poi. La tragedia è stata il punto di partenza per creare un centro per le vittime di reato e calamità, nel tentativo di dare dignità al dolore, aiutando altre persone che vivono un dolore. Da anni l'Istituto Salvemini porta avanti i progetti legati a quanto accaduto, al fine di custodire la memoria delle vittime e della propria storia. Questo progetto nasce dalla necessità di coinvolgere tutti gli studenti della scuola, del nostro istituto e delle altre scuole superiori del territorio nelle celebrazioni del 20° anniversario delle stragi delle Salvemini. Sono stati quindi progettati due laboratori, uno artistico in collaborazione tra i più importanti street artist italiani e anche stranieri, finalizzato alla valorizzazione dei muri perimetrali della scuola e concluso con un ripristino dell'area cortiliva che si è dotata di un arredo urbano e l'altro invece di scrittura creativa per riuscire a dare voce ai disegni. Abbiamo fissato incontri con gli artisti in presenza o in videoconferenza. Abbiamo studiato l'avvenimento storico attraverso il materiale di documentazione. Dopo gli incontri con gli artisti ci siamo divisi in piccoli gruppi per poter creare simboli che potessero rappresentare attraverso una chiave di lettura l'avvenimento storico. Gli artisti hanno elaborato poi i nostri bozzetti per poter dare l'immagine definitiva che è stata poi presentata all'Associazione delle Vittime del Salvemini. Abbiamo avviato poi l'imbiancatura delle mura del cortile per poter creare lo sfondo dove sono state realizzate le immagini. I soffioni e gli oggetti che volano simboleggiano ciò che se ne va e ciò che resta.
Abbiamo scelto gli elefanti come simbolo della memoria. L'elefante di carta sta a significare la memoria che deve essere costruita dai ragazzi, dal costante richiamo a quello che è stato tramite anche i lavori di scuola, i lavori che si fanno all'interno dell'istituto. Abbiamo invece l'elefante formato dalle formiche, le formiche inteso come comunità, che vanno a creare l'elefante inteso come memoria. Noi l'abbiamo fatto con un berretto da pompiere per ricordare l'intervento immediato per salvare il maggior numero di vite possibili. E gli aerei di carta rappresentati alle mie spalle raffigurano il pericolo reso leggero dalla volontà di Cresta. Le api, come le formiche, rappresentano la comunità che ricostruisce. Questo aereo l'abbiamo rappresentato esattamente sotto le radici di un albero che simboleggia la vita, la rinascita. Nella raffigurazione alle mie spalle abbiamo rappresentato un pesce che pesca dei nidi caduti. Il suo significato è che le vittime diventano coloro che salvano. Alle mie spalle c'è un albero spoglio. Le 12 foglie che si sono staccate rappresentano le 12 vittime della strage. La città nella cupola rappresenta le persone unite che hanno trovato un rifugio. Nei laboratori di scrittura Elena ci ha letto delle poesie correlate all'amore, alla vita e alla morte. Abbiamo elaborato delle parole pensando alle poesie e solo dopo Elena ci ha parlato della strage. Sono emerse delle discussioni, come ad esempio una discussione che è nata è stata quella della giustizia, oppure il potersi immedesimare nei genitori o nei compagni di quel tempo e provare a capire come si potevano sentire. Per fare le poesie non abbiamo tirato fuori noi di getto la poesia. Elena ci ha dato delle frasi che erano rimaste in sospeso. Sono venute fuori delle cose molto interessanti. Noi come gruppo alla fine abbiamo creato questi testi che sono collegati alle immagini di tutto il progetto. Dicembre 1990. Questa mattina sono pronto per l'interrogazione. Questa mattina ho mangiato troppi biscotti. Questa mattina mi sto divertendo. Questa mattina sono venuta a scuola in autobus. Questa mattina ho addosso i miei jeans preferiti. Questa mattina cantavo liberamente. Questa mattina non ne ho avuto il coraggio. Pazienza, lo farò domani. L'elefante. Ricordo tutto. Ricordo sotto le cicatrici, le ferite. Sotto le ferite, il sangue che scorre e continua a scorrere, come i tradimenti continua a vivere. Rimarginare, dicono, rimarginare come si può, se si può rimarginare una tale tristezza. Rimarginare e custodire come un tesoro ogni dolcezza. Gli uccelli. Volavamo.
Volevamo salvare, impedire che il nido si rompesse, una perdita così grave. Ma il nido è caduto e non si può riparare. Per non morire nel passato, continuiamo a volare. Abbiamo cercato di fermare un uccello impazzito, ma lui ci ha incendiato il becco. Siamo rimasti in alto, siamo dovuti scappare. Impotenti, abbiamo aspettato che arrivassero le voci a dirci chi era perduto, chi era restato. Il soffione. Si chiedono sempre cosa sarei stata se non mi avessero soffiato via, se non mi fossi spezzata. Le foglie. Le foglie coprirono la terra di un soffice manto caldo. Si intrecciarono, si sciolsero, nutrirono le zolle. E l'inverno non poté ghiacciare. I rami. I tronchi alzarono i rami al cielo in muta domanda. Le radici allora più forte premettero. Penetrarono sassi, paludi e silenzio. Donarono linfa, trovarono senso. Si poterono posare. La ferita ti cullava come braccia di madre. Il nido. Stavano nel nido. Uno sbadigliava, l'altro scriveva, un altro sognava. C'era chi ascoltava, chi rispondeva, chi ridacchiava. Venne la tempesta, portò silenzio. E caddero tutte le foglie. Le api. I fiori sono creature delicate, non così fragili come si direbbe. Si aprono a noi perché le possiamo fecondare e nuova vita nasce. Nasce sempre, anche dopo il dolore. Il formicaio. Nessuno aveva ciò di cui c'era bisogno, eppure uno a uno portarono qualcosa. Arrivarono svelti, si fecero intorno, da distanti si arrampicarono sul punto calpestato. Passo a passo salirono. Uno portava acqua, l'altro un fiore. In silenzio, indaffarati, ricucivano l'orrore. Uno portava un fazzoletto per asciugare il dolore, un altro una coperta per placare il tremore. E chi non aveva nulla, proprio nulla da portare, portava le mani. Mani grandi, ruvide, salde, buone per scavare e per stringere poi, per accarezzare le mani rimaste vuote, i buchi da colmare. Il formicaio era pieno e non smettevano di arrivare. A ognuno premeva potersi donare. Si fece notte e di nuovo giorno e giorni ancora, e mesi e anni. Ciò che nasce dal condiviso continua a fiorire, dai tronchi bruciati non si lascia scalfire. Persino il deserto sa ravvivare. Non ho potuto fare nulla. Salvare amici da brutte amicizie. Non ho potuto impedire che accadesse. Immaginarmi una perdita così grave. Fare a meno di questo dolore. Non ho potuto vivere la mia vita come sognavo. Non ho potuto salvare. Le ferite sono grandi e il sangue scorre. Rimarranno per sempre come cicatrici. Le ferite si devono rimarginare. Forse non guariranno del tutto. Le ferite fanno sentire traditi. È necessario rinascere per rimediare agli sbagli commessi durante la vita. Per fare tutto ciò che non si è potuto fare durante la vita. È necessario rinascere con l'amore per la libertà, affrontando lo spavento. Per non morire nel passato. È necessario rinascere perché quello che è accaduto ormai è accaduto. E non si può cambiare. Custodire il ricordo di piccoli angeli. Custodire care amicizie. Il ricordo di fratelli persi. Custodire ricordi belli.